coetanei lavorano su più livelli, intanto a livello fisico, perché le vibrazioni sono fisiche, è stato verificato che le energie si muovono. A livello mentale c'è un rilassamento molto profondo, si entra in quello che è una meditazione passiva, forzata, nel senso che le vibrazioni e il suono non sono conosciuti dalla nostra mente, soprattutto nel mondo occidentale, quindi a un certo punto necessariamente la mente si stacca, si lascia cullare un po' dalle vibrazioni. Quando in particolar modo si fanno i trattamenti sulla persona, si appoggiano le campane tibetane su punti specifici che sono quelli dei chakra e si fa suonare una campana o due campane diverse volte durante il trattamento su un punto specifico. Particolare è strano come queste campane suonino e vibrino in maniera diversa di volta in volta che le si percuote, perché va a sciogliere contratture, stati d'animo, va a rilassare, quindi noi che siamo una cassa di risonanza le campane suoneranno e vibreranno in maniera completamente diversa, e quindi se poi si farà anche fare un trattamento dopo 10 minuti che si è finito il primo sulla stessa persona, suoneranno completamente diverse ancora, e questo è percepibile, si sente a orecchio umano. Le campane devono essere delle belle campane, ecco, si va spesso nelle fiere, si trovano queste belle campane con i ghirigori, i colori che sono fatti un po' per abbellire la casa, in realtà ecco, non funzionano molto perché la vibrazione e il suono si disperdono. Quelle battute a martello sono quelle migliori, perché vengono fatte con un certo rituale. Quando si fa un trattamento o un concerto si inizierà con dei suoni un pochino più cupi, però che partano a sciogliere tutte le varie tensioni dal basso, si sale sempre di più fino ad arrivare al chakra più alti, che sono appunto legate a delle vibrazioni più alte, quindi si segue un protocollo di solito per smuovere tutta questa energia che si ha, che è dislocata lungo i vari chakra. Con una campana, basta una campana sola, in realtà chiunque a casa può fare questo trattamento, che è un protocollo che arriva dal Tibet, con un quarto d'ora al giorno, volendo anche tutti i giorni, una persona a casa può in modo molto semplice trattare se stesso. I suoni e vibrazioni di questa campana arrivano all'interno, svuotano la mente, la aprono e permettono quindi di essere più sereni, rilassati. Al tempo stesso ricarica anche molto questo tipo di trattamento. Si fa suonare più volte, perché in questo modo, soprattutto sul primo chakra, avvicinandolo appunto, possiamo aprire proprio la base, quindi anche proprio il contatto con la terra, il contatto con noi stessi, proprio le nostre radici fondamentalmente. Spesso è anche il non detto, sono le parole che non riusciamo magari a tirar fuori, e quindi anche come autotrattamento si sente proprio tanto la vibrazione, la campana a questo livello, no? Questo chakra. Si termina poi con dei rintocchi. Proprio la chiusura di questo trattamento e fissano poi